Ok, faccio l'intro ora che siamo a diciamo metà ricetta dell'Ilaria. Oggi andiamo a cucinare sbriciolona di pan di stelle freddo, che appunto stiamo cucinando ora, e cornetti alla Nutella che farò io. Buon video! E ciao, Coco, sono sempre Coco Master. Oggi siamo andati in cucina con Coco. Andremo a cucinare due dolci con Ilaria. Sbriciolone freddo. Ci servirà biscotti pan di stelle che abbiamo tritato, eccoli qua. E adesso li mettiamo dentro una ciotola. Buonissimo. Perfetto. Qua, biscotti pan di stelle. Allora, in questo momento stiamo tagliando il burro. Il burro, 250 grammi. Perfetto, devi scioglierne un pochino però. 159. Ne hai messo qualche poco di più, perfetto. 130. Vai. Direi che va bene. Va bene. Vai in pace, in pace. Il burro che abbiamo tagliato lo andiamo a fondere. Non, tanto. Ecco qua Ilaria che sta fondendo wow, il burro. Guarda. Ecco qua. Il burro fuso. È pronto. Ecco qua. Allora ragazzi, mettiamo un altro po' di burro perché non era abbastanza. E ci vediamo dopo. Tanto qua stiamo. Vai. Ma oddio, ma questa roba. Vai, vai, vai. Oh. Sta schizzato? No. Ecco qua. Adesso prendiamo la nostra panna. Che la versiamo dentro questa ciotola. Sì. Aggiungiamoci 250 grammi di mascarpone. Vale a dire tutta la vaschetta. Vabbè, tutta la vaschetta. Ah, che bellezza. Questo. Ci versiamo dentro la panna. E ora? Cosa faremo mai? E ora montiamo. Allora ragazzi, lì abbiamo montato la panna. Questa. Con ecco. Il mascarpone. Adesso andiamo ad unire. Tanto stiamo Vado preparando qui. Qua. Stiamo Vediamo. Preparando qua la ciotola, la puliamo. Ecco qua. Mettiamo metà crema. E ora lo appiattiamo lì. Metto in casa. Perfetto ragazzi, allora abbiamo messo uno strato di Nutella e sopra andiamo a guarnire con lo strato di mascarpone. E panna. E panna. Andiamo con un altro strato di biscotti. Questi devi occupartene te. Ecco qua il risultato finale, adesso andiamo a mettere un po' in frigo. Tre ore. Ora che abbiamo messo in frigo la prima ricetta, partiamo con la seconda ricetta. Allora, andiamo a stendere intanto qua. Andiamo a stendere la pasta. Ah, ma c'è già la carne. Perfetto. Ah, vabbè. E adesso andiamo a metterci la Nutella. Oppure chiamata crema di acciaio. Mi serve un cucchiaio. Ecco qui, wow. Sì. E qui si va avanti. Sempre meglio direi. Cosa hai da dire? Niente, ok. Ed ecco qua che abbiamo finito questa bellezza. E adesso cosa va fatto? Lo tagliamo. Lo tagliamo? In 12 parti. Sì, certo. Quindi lo tagli? No, adesso andiamo a metterlo in frigo. Ah, ecco, ok. Ho finito, andiamo. Adesso lo mettiamo in frigo. Sperando che non caschi. Sarana. Bene, adesso tagliamo. Bene. Si fa quante? 12 fette?
Sì, vai. Sto riprendendo, eh. Mamma mia. Abbiamo tagliato 12 fette e adesso le arrotoliamo. Che mani d'oro, eh. Sì. Rossa. Sì? Ecco qua i nostri croissant. Ormai quasi finiti. Ah, ma io adesso mettiamo i dolcini qui. Sì. Finito, mettiamo in forno. Wow. Vieni con i nostri croissant, mettiamo in forno. Scusate, adesso bisogna bagnarli con un po' di acqua. Certo, sennò si brucia tutto. Se no si brucia tutto e mettere un po' di zucchero. Basta, me lo guardo, va. Tutti bagnati un pochino. Adesso vediamo se metterlo. Adesso inforniamo. Modalità metto. Fornato 200 gradi per 10-12 minuti e poi 180 gradi per 20 minuti. A dopo. Stanno cuocendo, mancano 7 minuti, 9 minuti. Stanno dorando? Si dice si stanno dorando? Sì. Vabbè, stanno. Ma che ne so, stanno cuocendo. No, dai. È pronto. No. Sono venuti È molti. ancora, ma è però è spento il forno. Devi Eccoli qua. accenderlo. A quanti temperatura? Oh, lei l'aveva messo con lì. Ne assaggiamo uno. Sì? Lo Vai. tagliamo a metà. E lo assaggiamo. Eccolo qua. Brucia. Vai. Buono. Qua ragazzi, abbiamo tirato fuori dal frigo anche il secondo dolce. Ecco, c'è il mio babbo. E questi e questi ragazzi. Grazie. I due dolci sono venuti benissimo e adesso Festa del questo babbo. si è già assaggiato, adesso assaggiamo anche quello. Appena l'ho detto la nonna che mi ha fatto questo, ho detto no. Sono proprio una mamma fortunata. Al babbo. Al babbo. No, va bene così. Vada lì. No. Assaggiamo anche il secondo dolce. Buonissimo. Molto buono. Rispondiamo subito, bello.